Au début, c'est un peu toujours pas très. Bene, caro Giulio, mi interessa prova di parlare italiano anche un po', di fare le questioni in italiano, no, non fa. No, mi interessa veramente con la tua esperienza di un'attività di design internazionale da situazione sociale difficile e tutto questo, che penso che la situazione attuale va a cambiare la situazione generale e da quale maniera il design è affetto da questo e che il design posso cambiare anche. Che penso di questa situazione che fa che questa crisi fa che sono altre maniere anche di interconnettare. Certo. Allora, grazie Rudy per questo invito. Sicuramente credo che molte cose cambieranno, come sono già cambiate per noi italiani da 4 settimane più o meno. Sicuramente adesso c'è molta più attenzione alle cose vere. Da un momento all'altro nel mondo del design, che io faccio parte, anche se un po' fuori. Nessuno parla più del Salone del Mobile, il Design Week. Tutto questo mondo è scomparso in pochissimi giorni. Mi scrive amici che lavorano in riviste che non sanno cosa pubblicare, riviste di arredamento, abitare, domus, che non sanno cosa pubblicare, perché da un momento all'altro si sono resi conto che il design tradizionale, d'arredamento, di decorazione, non interessa più a nessuno. E mi chiamano perché forse credono che io ho del materiale diverso, ho la mia esperienza di lavorare in progetti di sviluppo usando il design come meccanismo, possa servire. Ma nemmeno la mia serve tanto, siamo più vicini alla realtà. Ma anch'io dovrò pensare come cambiare il mio lavoro. Ma sicuramente io credo quello che mi sorprende molto è come in pochi giorni un mondo che doveva essere super forte, resistente, pieno di cose, ha perso completamente il valore. Non vedo più pubblicato nulla, nessun articolo, alcuni piccoli articoli. Sul designer, ci sono dei designer un po' come io li chiamo, un po' profittatori che adesso cercano di fare le maschere di design, che ce ne seguono un po' l'onda, però non sono più credibili, no? Perché se ieri facevi il fashion, oggi non puoi fare il social in un minuto. Questo è un aspetto. Come tutta la cultura del design è fragile, è scomparsa in un mese. Come la cultura del nuovo design ancora non è arrivata. E come, per esempio, io sto facendo lezioni all'università online e il progetto che io ho con i miei studenti del master, product design, quindi in teoria un master di prodotto, è dire quando finirà questa emergenza? Voi sarete laureati, sarete masterizzati, cosa farete? Perché non c'è lavoro, ci sarà una grande crisi. Se voi cosa farete? E questo è il progetto di questo semestre online che Che stiamo fa? facendo. Perché non potevo far fare un progetto diverso, non c'è nessun progetto che regge. Non è un problema se lavoriamo per una comunità o per noi. Quindi questo è un aspetto interessante, come il design si deve completamente ridefinire, credo. Come era fragile, come è scomparso e come forse apparirà in un altro modo. E un altro aspetto che è interessante, ma anche in negativo dal mio punto di vista, come del tuo, noi siamo stati
stati abituati a utilizzare il mondo come una piccola stanza. Quindi oggi ci troveremo a Milano, domani a Dubai, dopodomani a Hong Kong. E credo che tutto questo per un po' è finito. E quindi mi ritrovo a dover fare dei progetti a distanza, a raccontare delle storie, perdendo molto del piacere che io avevo del lavoro, di lavorare con le comunità. E questo lo sto cercando di inventare, ogni giorno lo sto cercando di inventare. E tu credo che è possibile di fare questo progetto a distanze? Adesso la prima settimana è molto facile, e dopo? E Sì, dopo. sono d'accordo con te. Allora, diciamo che si potrà fare in parte. Io non credo che possiamo farlo completamente a distanza. Però per adesso, per esempio, io lavoro progettando e facendo fare dei miei idee con delle stampanti 3D nel luogo dove dobbiamo fare il progetto, in modo che agli artigiani arrivino degli oggetti, non dei disegni, perlomeno stiamo facendo questo sistema. Ma sicuramente tutta la parte di interazione che è fondamentale nel nostro lavoro deve tornare a essere, perché se no non si può. Sicuramente sarà più complicato, io credo che io sono ho paura di un mondo forse più chiuso, perché le forze della conservatrici staranno utilizzando questo problema per chiudere, per fare più difficile, per limitare la libertà, e questa è una cosa che mi preoccupa molto di più della malattia. E credo che sì, siamo un po' concrete, credo che è possibile, se vogliamo lavorare con artigiani dell'altra parte del mondo, è possibile di dire, di vedere un prototipo che hanno fatto qui e di fare un modello, perché non è solamente possibile di fare con design, o deve anche fare prototipo, deve anche questa immobilità. Sì, ti volevo far vedere un pezzo. Allora, questo è un pezzo che io sto facendo per fare in Sri Lanka, per fare dei mobili in bambù. E questo è l'unione che deve unire i vari tubi di bambù. Quindi prima abbiamo fatto qua, l'abbiamo stampato qui in ufficio e poi lo stiamo facendo rifare a Colombo, la capitale, da un'altra stampante. E poi a loro, agli artigiani, gli arriva. Aspetta. Gli arrivano questi due pezzi. Questi due pezzi che servono da unione per un tubo qua e un tubo là. Quindi prima noi proviamo, poi là lo fanno e poi tutto viene assemblato in Sri Lanka. Quindi sicuramente la digital printing, tutto il 3D printing, tutto questo mondo aiuta moltissimo, perché avendo questo in mano è molto semplice di capire come devi montare. Il problema è che non in tutti i posti è possibile farlo. Questo è il problema principale. In India non ci sono problemi, ma se sei nella striscia di Gaza non puoi stampare. Ma diciamo che stiamo cercando di creare delle alternative. Stiamo cercando di creare delle alternative per fare. Il problema è che de devi creare uno staff locale che ti permetta di sviluppare queste cose. E io normalmente il mio staff locale sono sociologi, non sono Design. designer di prodotto. Quindi adesso stiamo un po' cambiando la situazione, ma non,
non è male, non, credo che ci si potrà fare. Quello che devo dire è che in questa follia, questo delirio, il mio lavoro mi permette di essere calmo e rilassato, perché sento che la mia preoccupazione per la malattia, per la mia famiglia, è piccola con rispetto a quello che succede, per dire, nel campo proprio di Mafra, in Giordania, dove ci sono 300.000 persone messe insieme, senza... E lì ci sono persone che conosco, persone con cui ho lavorato, non dico amici, però... E avere questa idea di cosa succede là mi fa dimenticare un po' quello che succede qui, la situazione meravigliosa. Ho fatto ieri un interview con Lars Müller e lei dice che alla fine è un ritorno un po' dell'essenza del design che viene. Io credo sì. Basta Sì. decorazione, basta questo fashion design, no? Questo mondo effimero, questi designer della nostra età che raccontano che stanno facendo una nuova sedia come se avessero inventato un nuovo modo di vivere. Dai. E così effimero, come dicevo prima, che tutto questo in 2 settimane è scomparso. Grazie. Grazie a te. Giulio, chi posso... attenzione.